Eccoci nuovamente in studio, c'è ancora Michele Siviero con noi, pazientissimo oggi, grazie di averci accompagnato Michele Grazie per tutta la trasmissione. Allora, abbiamo toccato tanti temi, abbiamo visto però di fatto che c'è anche tanta gente che è rimasta senza lavoro. Tu mi confermi che questo sia il vero problema? Assolutamente sì. Tantissima gente, io nel mio piccolo, perché parlo nel mio piccolo, do da lavorare a circa 300-400 persone all'anno, quindi artisti, complessi, band, service, audio, luci, e l'ammazzata è stata forte e credo che molte persone, molti musicisti siano in difficoltà perché si sono trovati altri lavori nel frattempo. Perché logicamente vivendo di questo e non lavorando hanno dovuto inventarsi e cercare altre strade di comunque per mantenere la loro famiglia, le loro, insomma, il vivere quotidiano. E quindi quello che mi auspico, su questo sono ottimista però, perché nel frattempo comunque la voglia di ripartire, ho visto che e questo mi auspico anche da parte del governo, ci siano regole e delle date, perché non mancano le richieste di spettacolo, non manca la voglia di ripartire, però ci servono comunque delle date, ci servono delle regole e soprattutto che non si chiuda più, perché la quotidianità per noi e per tante persone che lavorano in questo settore è importante. E questo è l'augurio che ci facciamo tutti, insomma, ecco. Assolutamente sì. Tra l'altro, guarda, io l'avevo chiesto di essere in trasmissione con noi, però lei è un po' timida, un po' reticente. Io ho una carissima amica, si chiama Michela Quintavalle, una musicista. Mi piace parlarne al di là della sua capacità, ma per il fatto che ci sono molto spesso tantissime donne nel mondo della musica. E lei, anche lei è rimasta praticamente senza lavoro, non ha opportunità di esprimere la sua arte. È una persona capacissima, bravissima anche nell'interpretazione, al di là dell'uso dello strumento, ha tentato anche lei di riconvertirsi come maestra di musica, però le graduatorie via discorrendo. Quindi noi stiamo parlando oggi un po' sopra la situazione, però ci sono testimonianze drammatiche di persone che hanno vista stravolta la loro vita e credo tu concorderai con me, Michele, che gli artisti hanno poi un problema, se così si può dire, psicologico, cioè gli manca. Manca alla persona, manca all'anima quello che è il rapporto con il pubblico, il rapporto con l'espressione artistica. Credo che anche questo sia un tema da considerare. Ma guarda, io ti parlo della mia esperienza, no? Con le band che lavoro abitualmente e soprattutto ne approfitto un attimino per la band che ho creato e formato, di cui sono direttore artistico un po' Deus Machina. E parlando con i ragazzi, soprattutto con loro, manca la voglia di stare insieme anche nelle prove, perché noi purtroppo con tutti i DPCM, le restrizioni, non possiamo neanche trovarci a provare. Perché siamo in 6, 7, 8 persone in un ambiente e ci dobbiamo spostare fuori dai comuni, però questa mancanza proprio di condividere la musica e lo stare bene insieme sta creando non solo magari con tante persone che conosco, ma anche con altre, una sorta un po' di depressione di disperazione proprio, perché gli manca la linfa vitale del proprio lavoro, cioè la passione per la musica. Perché poi sì, è chiaro, lo facciamo per lavoro, ma soprattutto è una passione, una grande passione. Ed è quello che ci manca poi il rapporto col pubblico, con le persone che vengono agli spettacoli a dire che bella serata che avete fatto, stasera vado a casa contento. Cioè è tutto un indotto che porta purtroppo anche a uno stato d'ansia che non è da sottovalutare. Quindi mi auspico che con la bella stagione adesso, che arrivi maggio, giugno, agosto, luglio, agosto, col caldo, si possa riprendere a lavorare in sicurezza, riprendere. E perché ne abbiamo diritto, perché noi, sia agenti di spettacolo che come musicisti, forse diamo alle persone la. Abbiamo
Abbiamo qualche problema, Michele, di connessione. Allora ti chiedo di rimanere lì per i saluti, vediamo se riusciamo a ripristinare la linea. Parliamo ancora di musica femminile. Ah, ti sento, adesso ti sento nuovamente. No, vai, viene. Michele, porta pazienza, che adesso vediamo di ripristinare. Nel frattempo io credo di avere ancora in collegamento Anita, che proprio parla in questa fase conclusiva della trasmissione con musica al femminile. Anita, a te la linea. Grazie Patrizio, abbiamo in collegamento Alessandra Pipitone, direttrice di Women Orchestra, a cui vorrei chiedere, in vista del suo prossimo spettacolo che si terrà il 22 aprile, come è riuscita a gestire l'organizzazione e come soprattutto sta vivendo personalmente questo periodo di pandemia. Buonasera Alessandra. Buonasera a tutti. Allora, il periodo di pandemia purtroppo sicuramente ha bloccato diversi nostri progetti, ma i progetti di tutti gli artisti, di tutti i nostri amici musicisti in genere, ma in realtà sono lo stesso fortunata, perché con la mia orchestra, appunto con la Women Orchestra, siamo riusciti a essere ospiti a una nota trasmissione televisiva di Canale 5, Tu sì che vales, piuttosto che essere presenti a un'ospitata al Teatro Verdi di Pisa per una grande organizzazione di Bruxelles che promuoveva i migliori siti dell'anno, ovvero EU Web Awards. Siamo riusciti anche a organizzare un concerto in streaming per il periodo natalizio, quindi tutto sommato mi sento molto fortunata, però ahimè non posso sicuramente negare che la possibilità di numerosi eventi è stata stroncata almeno al momento, quindi speriamo di poter recuperare i nostri diversi concerti già bloccati tempo fa in un futuro che sia per tutti vicino. Questo è un augurio che faccio sia alla mia Women Orchestra sia a tutti gli artisti in genere, quindi a tutti i teatranti e tutti appunto gli artisti di qualsiasi arte si voglia parlare. Per quanto riguarda questo evento, come dicevi tu, quello del 22 aprile, per l'Earth Day, la giornata mondiale dedicata alla Terra, abbiamo pensato di realizzare un evento che potesse essere, come dire, portatore di speranza per tutto il mondo, un momento di gioia condivisa con la natura, visto che registreremo tutto in realtà qualche giorno prima, il 18 aprile, all'Orto Botanico di Palermo, in abiti colorati, proprio per mandare un messaggio di positività, di energia e di speranza, una speranza per affinché riusciamo a vivere nel più breve tempo possibile un mondo migliore, più felice. La voglia di fare questo spettacolo nasce anche per dire sì all'arte, insomma, per mostrare tutta la nostra passione anche in un momento così difficile. Ti ringrazio Alessandra per essere stata con noi oggi e vediamo anche un piccolo contributo della tua orchestra. Bene, abbiamo chiuso in musica, siamo arrivati alla conclusione anche di questo nostro appuntamento. Io voglio assolutamente ricordarlo a tutti voi che ci state guardando, vanno anche in onda i promo della nostra trasmissione, ci sono dei telefoni per mandare dei messaggi WhatsApp, c'è una casella di posta elettronica. Noi vorremmo
uso il condizionale perché dipende da voi, essere la vostra voce. L'abbiamo fatto in puntate precedenti, quindi anche sul mondo dello spettacolo, su qualsiasi altra tematica, dove voi vogliate far sentire la vostra voce, situazioni di disagio, situazioni difficili, dove volete un aiuto a divulgare qualcosa che possa essere portato a conoscenza delle competenti istituzioni e autorità, ebbene fatelo, segnalatecele e noi vi faremo intervenire in qualche modo in trasmissione o leggendo i vostri messaggi o direttamente collegandoci con voi. Allora, se Michele a questo punto mi sente, io volevo salutarti e ringraziarti della tua presenza e della tua pazienza. Sì, ti sento molto male, comunque grazie ancora. Grazie a voi Michele veramente Siviero. Di avermi. Perfetto. Sì. Grazie di essere stato con noi, ringrazio anche se ci hanno già lasciato Gian Pietro Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, Red Canzian che è intervenuto telefonicamente, Davide Bozzato, regista, attore, e Massimo Belluzzo che è titolare di un service Z Video e che assieme a me hanno un po' raccontato quella che è la situazione del mondo dello spettacolo. Lo ripeto, noi siamo spesso la Cenerentola, anche noi come televisioni siamo in un momento di grande crisi, perché evidentemente gli introiti pubblicitari sono diminuiti, è difficile fare comunicazione e lo ricordiamo, le televisioni private si basano su questo. Quindi stiamo condividendo un momento difficile e di fronte a queste sfide dovremo prevedere un cambiamento. Una grande protesta collettiva che noi facciamo in modo educato, talvolta silenzioso come abbiamo visto all'inizio della trasmissione, talvolta magari facendo un po' più caos, come si dice, per farci ascoltare, e lo vediamo in questo ultimo contributo filmato. Per quanto mi riguarda, ci vediamo la prossima settimana. Con questi bauli costruiremo la nostra muraglia. La nostra muraglia bloccherà il ponte della libertà, così come siamo bloccate e bloccati noi da un anno. Reddito, diritti, dignità! Reddito, diritti, dignità!